Solo questo possiamo. It feels good. Cool to the touch. Trasmette una piacevole sensazione fredda al tatto. The sword does not budge. The sword slides smoothly free, but the silence of the cave is broken by the clank and whir of machinery. La spada scorre facilmente, ma il senso della caverna viene spezzato dallo sferragliare e roteare di un macchinario. Uh-oh. Oh. Vabbè. Non che ci si aspettava qualcosa di diverso. Oddio, Sibilla. E lei lo schiva perché lei non gliene frega un c***o. Mi resta un po' difficile selezionarlo se non capisco che cazzo è il corpo. Ok. Che immunità avete? Ardente, avvelenato, sanguinante. Adrenalina. Porca troia. Mi ha scorreggiato addosso l'armatura. Che fighi che sono. Allora, a lui gli dai sta cosa qui perché ammazziamo il 100-100. Abbiamo preso tutti. Vorrei aver fatto una cavolata perché Madeshi è un po' messo di merda. Vabbè, ma ci tocca a lui, ci spariamo una bella cura. Incarnato ci abbiamo con 4 infusioni di potenza. Madonna, è morto il nano. Per quale motivo lei ora ha saltato il turno? Ah, perché ho fatto quella cosa dei punti. Capisce in cazzo comunque.
freddo rigenerante e questa sebille per l'armatura magica. Oddio, che palle. Ma perché fai 20 attacchi? Ti non ammenare. Il principe rosso presumo sia a terra perché è un'ora che non lo uso. Mi faccio cura te stesso, gli alleati intorno a te crea una pozione d'acqua sotto ogni bersaglio. Ok, siamo refullati. Madonna. Oh, guarda che è tornato. Quanto costa lanciare lo scudo? Bene, l'armatura fisica gliel'abbiamo tolta, così in teoria lo buttiamo a terra anche questo. Ce l'avete proprio quello incarnato? Applica infreddolite ai nemici intorno a te ed infliggi danni d'acqua che tutte le superfici incline al congelamento. Non ricordo quale, c'è qualcuno di loro che ne subisce un po' danni d'acqua. Se la prende con il golem. Oddio. Che dolore. Uno dei numeri a terra ci è andato. Sei dentro al circolo di protezione. Mostrami. Se è stordita perché ha toccato qualcosa, l'ha scossa. Atterrati due così. È probabile che se mi criogenizzo faccio buone. Non sei immune a decomposizione, eh? Questo potrebbe farti molto male.
L'ho congelato. Grande. Buono. Ancora meglio. Diamoci una botta di cure di quelle che rimbalzano. A te ti ridò un po' di armatura magica. Vabbè, anche quella fisica, così lo ricarico del tutto. Mo ci ammazzo. Che povero Beast che è morto subito, sennò erano già tutti morti. Devo attivare questa prima. Cata adesso, scusate, ho dato una botta al microfono. Healing, sto cazzo. Se mi ammazza questo, grazie. Questo giusto per cavargli un po' di armatura. Ah, perché è scosso, mannaggia. E così li ho recuperati. Anche attaccarlo normale quasi. Andiamo la regen a Sebille giusto per sicurezza. Vabbè, totem di fuoco nei denti. Oddio, muore. Tiraglielo. Tavac. Madonna, quanto fa male. Punti insufficienti. Vabbè, Sebil, sai che gliele devi tirare proprio lì. Così, senza neanche evocare niente, proprio giù, mena e via. Grazie per la maledizione, simpatico. Questo è rimasto a 2 turni, va bene, va benissimo. Terremoto che l'hai preso prima. Questa sembra, tra virgolette, innocuo. Mentale adesso. Perfetto, infatti lei rimane ferma. Te lo metto alle spalle l'incarnato, va bene?
Tomagli questo e l'infusione di vista acuta, sì. Questo era bloccato? Ha bloccato l'armatura fisica, però se lui gli toglie 549 gliela cava. Che stecca. Ma ha fortificato quella. Che è successo? Ah, il congelamento a terra. Mannaggia. L'ho voluta spostare io. Allora, fai questo, poi ti metti. Ti metti niente, vieni a minare questo. Le zampe di ragnetto. Questi dandarivino. Attacco d'opportunità l'ha sentito. Due ne ha sentiti. Ora vanno a menare Sebil. Non esci. Facciamo le ultime due infusioni. Sì. Ora. Possiamo fare altre decomposizioni, se no ho sbloccato roba. Diamo celerità a lui. E legame tra di noi, così quando mi curo, sicuro anche lui è viceversa. E via così. Oh, si è cazzato. Buono. Comincia a evocare gli schifi, bra. 3 punti azione. Sanguina fuoco è bloccato dall'armatura magica, quindi niente. Facendo così colpisco anche lei. Perfetto. Ma povero bestia, ecco, toh, colpo di riflesso. Ah, oddio, me l'ero dimenticata questa cosa. Lui ha l'armatura con questo perk. Cioè, ha aumentato la sua vita del 15% per aver ucciso qualcuno. Che sta botta di cure che ci è arrivata. E oh madonna, 27 punti usano. Oddio. Io odio quando sono 27 punti. A te che è successo che non hai l'armatura magica di base? Non meno. Questo mo ci tira qualcos'altro. Dato il turbo. Oddio, Dash, che botta che hai preso adesso. Porca troia. Adatti ristorare. Questo per tutti. Bene, botta di cura. Bene, adesso per un attimo ho temuto di aver ucciso qualcuno, invece no. E l'armatura magica sulla bestia. Botta evocativa. E non lo evochi che non c'è spazio. Quando è andato? Povero, è andato là di sotto. Oh, lì c'è la corrente.
Ah, no, solo uno, vabbè. Ah, ma vi prendo col terremoto. Non so venire lì in mezzo quanto ti è convenuto, eh. Allora, questo entro 3 turni. Ancora presto. Ah, non può fare niente. Il personaggio paralizzato può essere curato da riposato. Velocità di movimento e schivata. Mancato, perfetto, perché comunque non ci capisce un cazzo. Che ha meno precisione. Vabbè, 10% scende a 90. Non è che c'hai chissà che. Applicate il desiderio di morte. Personaggio riceve sul bonus 6 danni con la salute mancante. Perfetto. Madosca. Turbine costa 2. Metto qui piano. 4,39, 4,12. È stato ammaliato quello senza armatura magica. Ma quanto è divertente quell'armatura! Quanto è divertente! Che spettacolo! Questo mo si congela perché sta andando sul ghiaccio. No, invece no. Ah, te stai tipo. Cioè, vita c'ha 2004, armatura 1200. Cioè, ma. Terra, questo mi sa che non ci arrivi, vero? Fa 105-117, lui niente. Ah, però lei sì. Butta giù lei. Porca troia, dove l'avrà tirata? Ho cliccato su di lei, ma dovevo guardare l'azione a terra. Mega cura. Applica decomposizione a lui. Ma l'armatura fisica, non quella magica. Lui ci pensa. L'incarnato la prende bene. Red Prince ha saltato il turno. Ah no, quello dei nostri, va bene. Si vedono molto bene i nemici quando c'è il fuoco in terra. Un contornino diverso, non lo so. Penso che a menarlo così è la meglio cosa. Altro coso paciotto. Ci mettono 6 ore a arrivare qua, poverini. Poi se lancio lo scudo, lo scudo gli fa 423. Nel senso, li sciotta male. Percorso interrotto, ma non su questo. Non abbiamo più la regen, ridiamocela subitissimo. Sanguina fuoco su di lui che non ha l'armatura magica. È bagnato. È tanto bagnato.
proprio non volete che muoia, eh? Chi sei tu che c'hai così poca vita? C'è un bel totem del ghiaccio. In più usiamo una skill diversa che c'ho d'attacco adesso. Applica infreddolite ai nemici attorno a te. E in più che fa? Congeli tutte le superfici incline al congelamento. Bene. Potrei ridargli qualcosa, tipo utilizzare una di queste skill. Armatura fisica 5-12, è messo benissimo. Gli posso, ecco, ridare l'armatura magica giusto per essere sicuri. Maledizione. Ai. Ehi, Sibille, 20 turni che li salti così te. Ah, questa è la skill che dice Ali sempre, usala subito all'inizio. Io la uso quando mai. Fammi rivedere queste skill. Personaggio, armatura magica 238, applica ammutolito. Ancora no. Vabbè che con queste, ecco, già ti può tirare il cloroformio a te. Bersaglio non visibile. Va bene. Ah, prenditi la gabbia d'ossa a priori. Ok. Questo gli fai tanto male. E incomincia a togliergli qualcosa. Armatura fisica ce l'ha. Ecco, l'armatura magica così. Ah, questo sta per morire, quindi gli facciamo così, gli diamo la cosa scommetto che muori. Facciamo l'esame. Il personaggio è stato sfidato a morte da bestia. E ora bestia gli dà un crittone. Bene, lui quindi ha preso questo, il personaggio ha di recente vinto una sfida, armatura magica e fisica e i danni più, così. Stato. Dopo tocca questa. Ammaliamo lui. Passa il turno. Tanto questo continua a evocare roba, no? Sì. Poveri, non sanno come venire perché siamo tutti lì. A posto, gli ha applicato decomposizione al contatto. Teleportato. Oddio, lui non ha vita praticamente. Criogenizza ti va? Anzi, prima quanto costa questo? Fai un totem di sangue maledetto.
in criogeni. Guarda che non scivola qualcosa. Ah, addirittura sta sciogliendo il ghiaccio. Ciao, Ale. Non ti dico ieri sera che botta di sonno avevo. Cioè, non avevo dormito una sega. Aspetta che... mostro. Ora si incriccherà tutto. Avevo praticamente una non notte precedente, quindi sono arrivato la sera dopo aver lavorato che stavo... Non lo so. Ancora c'ho da capire come io abbia lavorato. Questo 189, 180... Ah, questo glielo voglio fare, sì, così. Ecco. E poi il colpo triplo, perché... Madonna, non ha fatto il critico alla fine. E mi stavo annoiando quando ho avviato, quindi ho detto vado direttamente a menare a loro. Ecco. Questo chi è? Bestia, che ha vinto una sfida e c'ha un nemico davanti, povero. Sono costernato, ti sfido. No, non ti posso sfidare, quindi ti menerò. È proprio semplice, c'hai 12 di vita perché giustamente mi devi far sprecare un'altra puntazione. E via. Questo è morto, questo è... Non mi fare vedere la gente morta, io voglio vedere chi non è morto. Ah, perché sono quassù. Vabbè, ritira le cure a tutti, dai. Ma quello laggiù è steso perché è scivolato nel ghiaccio, quindi gli tiriamo una pigna nei denti. Signore, lei continua a tirarci l'acqua al tempio, ma mi sa che se fa qualcosa di diverso. Niente, continua a spawnare roba spiccettosa. Poveri, mi dispiace che non possono salire perché siamo tutti incastrati qui sopra. Vale, sono svaniti tutti, capito. Oh, ma senti che casino stavo facendo con l'affare, non sembrava. Vediamo se mi fai la kill finale. L'ho mancato, forse, non lo so. Ma c'ha 16 di vita. Ok. Cos'è rimasto di nemico? Ah, non capivo perché l'unico nemico rimasto è ammaliato da Sepin. Madosca. Mi a menare sto povero Cristo. Ecco. Abbiamo fatto... Ah, anche il gioco ci ha pensato un attimo. Dice, aspetta che no.